Sentite, ma perché l'azienda si sottrae a ogni tipo di confronto? È apposta per chiederglielo, perché non lo sappiamo. Cioè. Ma risposte? Nessuna. L'impressione è che i brasiliani sono venuti in Italia, l'hanno fatta un po' da padroni, hanno sfruttato gli ammortizzatori sociali finché c'è stata la possibilità e adesso... Adesso portano via il marchio, la nostra tecnologia e... Si fanno le nostre presse, se le fanno loro in Brasile. Io credo che anche le istituzioni dovrebbero, cioè, in qualche modo venirci incontro. No, questo è un paese di giostrai, la gente viene, compra, fa quello che vuole. Cioè, io trovo che sia, poi se ci sono dei motivi validi mi sta anche bene, però abbiate pazienza, come ha detto lei giustamente, si sfruttano gli ammortizzatori sociali che abbiamo e poi dopo uno prende e se ne va. Cioè, quello dispiace perché purtroppo poi in questo momento, poi noi viviamo ancora in un contesto di un paese nel canavese dove ci sono 50, lavorano 60 persone, di cui siamo tutti sui 45-50 anni, quindi non siamo più né carne né pesce, al di là che il lavoro adesso non ce n'è, però per noi è la fine, oltretutto, se andiamo in un contesto di discorso di operai. Aspetto è quello che si vuole allungare i tempi per arrivare alla scadenza di luglio della cassa e che poi finisca, come che tutto questo sia solo un modo per allungare i tempi, che nessuno sa niente per allungare i tempi, a nostro danno, logicamente.